Hello everybody, thank you so much for tuning in and now enjoy the video. Bentornati ad Automobilista 2. Ragazzi, oggi facciamo una gara sul circuito classico di Hockenheim, versione 2001. E andremo con questa vettura qua, la Formula V10 generazione 2. Guardate che bella macchina, Saint-Tropez, col sole della Francia e i colori blu dell'oceano. Andiamo con questa vettura qui. Alterniamo però prima il meteo, perché guidando con la pioggia sul bagnato mi sembra che l'IA sia un po' troppo veloce. Comunque facciamo 3 slot per non andare proprio sul noioso e per il resto partiamo. Siamo nel 2001, la gara inizia alle 14 come di consueto. Formula 1 del 2001, la gara di Hockenheim, classica pista della storia della Formula 1 che purtroppo non c'è più, ma possiamo riviverla virtualmente adesso, insieme qui, da Alonso. Non c'è modo di trovarti mai. The air temp is 20. Eccoci qua, Celsius. Siamo quasi pronti alla partenza. Abbiamo... Laps. V24. Guardate quanti avversari, 23 avversari, e partiamo subito senza qualifiche, senza pratica. Abbiamo anche già fatto il settaggio sulla macchina, aumentiamo solamente un attimo la quantità del carburante e siamo pronti al via, ragazzi. Pronti qua per la partenza, sfida di Hockenheim, semaforo verde, siamo scattati proprio sul filo tra il rosso e il verde. Bellissimo scatto e c'è una macchina che si gira. Rettilineo, prima parte del rettilineo, lungo il rettilineo qui di Hockenheim. Leggiamo a 325 km all'ora, siamo in scia proprio di molte vetture. Mentre entriamo nella prima chicane, guadagnando 4 posizioni, stiamo cercando di mantenere contatto con le vetture che ci proseguono, sempre molto attenti in fase di frenata e di fuoriuscita dalle chicane. Intanto entriamo qui, sinistra destra, combinazione numero 3. Sempre 19esimi. Mentre si entra nel motodromo, affrontando la Sachs Curve, la curva di Sebastian Vettel del 2018, dove perse il mondiale con la Ferrari. Si torna indietro sul rettilineo di traguardo. Affrontando giro numero 2, sempre in scia, recuperiamo molto terreno qua verso gli avversari. Car right. He's still there. You're in the middle, 3 wide. Clear right. Vedete che battaglia che c'è, ragazzi, con questa IA, proprio incredibile, stupenda, competitiva al massimo. Bloccaggio delle anteriori qui e siamo 18esimi. Frenati un po' troppo tardi, siamo usciti di pista, ma
fortunatamente siamo riusciti a rientrarci subito dopo. Okay, Rafa, the next car is Harris. The leader has just done a 144.14. Massima concentrazione qui, c'è una vettura lenta, riusciamo a superare. No, non uscire dalla pista, non uscire. Ho perso parecchie posizioni adesso. On your left. He's still there. Non c'erano proprio clear per left. Nessuna occasione, per nessuna ragione. Left side. Still there. Ma neanche noi non siamo da meno. Clear left. Car left. Clear left. Oh, car right. Che bel sorpasso con un grande rischio. Non è mica facile mantenere la linea e la macchina in pista, specialmente questa curva qua non ti suggerisce neanche il punto di frenata. Siamo di nuovo nella curva Sachs curve di Sebastian. E al traguardo per il giro numero 4. C'è l'attacco di un altro concorrente su di noi. Hold your line. Clear right. Car right. Hold your line. Ah, dobbiamo cedergli la posizione. On your right. Clear right. Come on, Rafa. Purtroppo. The gap to Young behind is now 0.8. La linea adesso per la terza chicane. Push, push, push. Get this position. Ci stiamo riavvicinando a Rodriguez. 0.36. Half distance, fuel looks good. V19. That's your best lap in the session. Stavolta siamo noi in scia sul rettilineo. Recupero enorme su di lui. E sorpasso per noi. E abbiamo di nuovo riguadagnato la nostra posizione.
get defensive, mate. Rodriguez behind is increasing. It's now 1.6. The 18, that last lap was at 145.00. Siamo nel sesto giro ormai. Harris in front is now 1.1 seconds. Ancora 18esimi. Cercando di recuperare terreno ulteriormente sugli avversari. Ce ne sono proprio due davanti a noi adesso. Sempre molto insidioso recuperare il gas nelle chicane. Anche qui, specialmente se sbagliamo la linea in entrata, la frittata è quasi fatta. Linea di traguardo, c'è l'ultimo giro iniziato per noi. E siamo in scia di nuovo sul prossimo avversario. E vai, un'altra posizione per noi, guadagnata qui. Still there, clear right, car right, clear right. Ed un'altra ancora prima della chicane. Sedicesimi. Ah, sporca l'uscita. Ci permette l'avversario di tornare su di noi di nuovo. Right side. Hold your line. Right side's clear. Questa IA è veramente molto forte e noi abbiamo ancora qualche difficoltà. Di nuovo speriamo la linea del traguardo per l'ultimo giro. Ultimo giro della gara. 17esimi, abbiamo ancora una possibilità di sorpassare l'avversario. Entrando in scia qui adesso. Car right. Right side's clear. Clear right. Well done. E di nuovo siamo riusciti a superarlo prima del
della chicane. Left side, clear left. Un'altra volta un'uscita non troppo perfetta dalla chicane della Ostkurve. Left side, clear left. Ok, dobbiamo farci superare ancora una volta qui. Ma non è finita la battaglia. C'è un altro avversario che cercava di superarci all'esterno. Ultima curva. Left side. E vai! Fine. Peccato, ci mancava un metro e avremmo superato ancora una volta, mi sa che l'avversario, che mi sa che è il nostro compagno di squadra. Comunque dai, bella gara, spero vi sia piaciuta anche a voi. Ah, dovrei fare un po' più di pratica, perché ci vuole la pratica contro questa IA molto molto equilibrata, molto competitiva. Comunque è da divertirsi qui con Automobilista 2. Ah ragazzi, oh, mentre adesso siamo sulla sul giro di entrata ai box, vediamo qui altre vetture che sono posizionate davanti a noi. Magari con un po' più di pratica con questa vettura qui, con questa serie, potremmo addirittura fare un gran bel campionato al posto del campionato con la vettura della generazione 1, che non mi sono sentito a mio agio, perciò dopo due gare mi sa che lo terminiamo lì, anche perché lì a Monaco sotto la pioggia, che sarebbe la prossima gara, è proprio squilibrata al massimo ancora. Comunque qui bellissima gara, grandissima IA e bellissima esperienza di guida. Mentre entriamo ai box, salutando i meccanici che ci prendono nelle loro braccia aperte. Ed ecco qui il risultato finale: ha vinto Miki Ukkola battendo Barrichello e Rulf Fenstermacher. Strano, Fenstermacher non è quello che è uscito all'inizio. Ah no, ce n'è anche un altro, sono due fratelli che gareggiano, Rulf e Karl. E noi siamo arrivati 17esimi, comparendo il giro migliore, vediamo che siamo messi abbastanza bene con un 1:44,9. Ecco qua, fin qui tutto bene, la gara è terminata e siamo riusciti a salire di molte posizioni rispetto a quella della partenza, e non ci resta altro che vedere un po' di replay. Un replay dal bordo pista. Bella partenza di noi, non so se era una falsa partenza, ma si vede che i commissari non hanno visto nulla di falso. Ed ecco qui un bel contatto, un incidente clamoroso che non avevamo neanche visti nella dinamica in live, però comunque siamo nel bel mezzo del vivo adesso, mentre
affrontiamo la prima volta la prima chicane di Hockenheim. Tratti velocissimi che si gioca proprio la tattica della scia verso gli avversari per recuperare terreno su di loro e per guadagnare posizioni. Bella visuale qui, ci porta per la seconda chicane e qui siamo sul rettilineo numero 3 e chicane numero 3. Bella la dinamica, il rombo dei motori tradizionale e spettacolare. Guardate lì come prende il largo anche della pista, usufruendo del posto, dello spazio che la pista gli dà. E il combattimento fra di loro, fra le macchine della IA, è molto molto realistico e bello da vedere. Mentre noi spandiamo un attimo qui in fase di entrata in curva, ma fin dei conti siamo sempre lì, sempre in battaglia per i posti del retro, delle retrovie, ma è bello lo stesso, dai. Prossima volta facciamo un po' di pratica prima e magari riusciamo anche a finirla un po' più avanti. Seconda chicane, altra fuoriuscita lieve qui a bordo del tracciato, siamo andati un po' sull'erba, però il bello è che la macchina è sempre controllabile anche al limite ed oltre. E guardate che bella atmosfera autunnale che ci offre Automobilista 2 qui. Bellissimo, cambiano anche l'angolo della telecamera, non è sempre lo stesso. E questo anche aumenta, diciamo, il valore del replay che ci viene offerto qui da questo simulatore speciale, che ha ancora qualche pecca ma è su una buona strada. E mentre entriamo nell'ultima curva per il secondo giro terminato, vi saluto qui ragazzi, grazie per la visione, speriamo che sia piaciuta. Se vi è piaciuta lasciate un like, condividete il video, guardate qui che uscita, altri contatti dietro di noi, tra lì a. Condividete il video e supportate il canale e grazie per la visualizzazione e ci vediamo molto presto con altre puntate con Ralonso. Grazie e ciao, sempre da Ralonso.